Lavori di ampliamento al campo di atletica di Arezzo, una promessa rispettata si può dire da parte dell'amministrazione comunale? Ci hanno chiesto più o meno una quindicina di giorni fa, non avevo promesso niente, assolutamente, non è il mio stile quello di promettere, prima si fanno le cose e poi si dice che si sono fatte, che siamo stati in grado di farle, e così è stato, è un lavoro che andrà avanti penso fino a domani, è una cosa relativamente è semplice dal punto di vista della tempistica, però avete visto che si tratta di un ingente movimento terra, ci sono un paio di macchine operatrici che stanno lavorando ormai da un paio di giorni. È un'area che per quanto semplice è molto importante per chi viene a operare in questa zona, in quanto per le manifestazioni sportive c'è bisogno di un'area per il riscaldamento, e quindi quest'area adiacente al campo scuola è fondamentale per i tanti atleti che prima di eseguire la gara possono andare qui accanto a fare un riscaldamento propedeutico appunto alle competizioni. Una possibilità in più, no? Per questa struttura che è bellissima. Ma io infatti sono arrivato stasera, ho visto l'assessore e mi sono complimentato, perché una velocità così è quasi impensabile. Però mi preme sottolineare un fatto, e lo dico proprio in presenza dell'assessore. Ricordo le caselle in pochissimo tempo ripristinate. Ricordo qui che tempo fa si disse che quest'area va fatta perché c'è una necessità. Ora il successivo passaggio è quella di non renderla pubblica in senso del tutto, ma sia in funzione esclusiva, e questa è già una promessa che l'assessore ha fatto, per cui si prevede che nel tempo la cosa venga fuori. Ma voglio ricordare che c'è l'impegno dell'amministrazione di rendere nuovamente praticabile a breve il palazzetto di San Laurentino, che è un'altra struttura che ci ha creato dei grossi problemi all'inizio dell'anno, nel momento in cui è passato al demanio, e che l'amministrazione ha risolto, e quindi da parte mia e da parte del mondo sportivo non c'è che da ringraziare l'amministrazione, in questo caso l'assessore, che si sono impegnati in questo senso. E per le società che appunto vengono qui, che cosa rappresenta questo ampliamento? Ma è fondamentale, perché abbiamo già avuto i campionati la settimana scorsa, è necessario questo spazio, che quindi ringraziamo tutti l'amministrazione per questa sensibilità. Da parte nostra stiamo già collaborando, ci stiamo proprio lavorando tutte le società insieme per far crescere l'atletica, quindi l'atletica per Arezzo come volano anche ai fini del turismo sportivo.